Il documento unico di programmazione discusso in commissione a Chiavari, il pareggio di bilancio garantisce tutti i servizi e gli investimenti, tasse invariate, annuncia l'assessore Michela Canepa. Legname sugli arenili, perché Genova non prende spunto da Chiavari che permette ai privati di raccoglierlo? La domanda del consigliere Aimè accolta dall'assessore Campora, studierò la questione, ha detto. Anche Santa Margherita Ligure dice sì al tunnel Rapallo Fontana Buona, la pratica sarà discussa domani sera in consiglio comunale, l'opera, dice il sindaco, avrà riflessi importanti anche sul nostro territorio. Fede, devozione popolare, carità. La testimonianza di Santa Caterina porta ancora oggi i suoi frutti, in particolare a Sestri Levante, dove la confraternita ha celebrato la memoria della titolare, portando per le strade l'arca processionale di Anton Maria Maragliano. Sta per partire il progetto europeo di informazione e formazione Agri4Edu, coinvolte le emittenti televisive italiane della rete Corallo, tra cui Teleradio Pace. Per il Levante coinvolte 4 scuole primarie e paritarie a Chiavari e a Rapallo. Le voci dei produttori che hanno partecipato alla 5ª edizione di Sono Tutti Cavoli Nostri, a lavagna al meglio delle produzioni locali a chilometro zero, speciale Si Può Dare Di Più, in onda questa sera alle 21 su Telepace 1. Calcio dilettantistico in prima categoria dopo il doppio impegno per Cogornese e Panchina in Coppa e in campionato. La squadra di Franco Montemarano deve fare i conti con diversi infortuni. Buonasera ai telespettatori delle TG Telepace. La politica amministrativa in apertura, è stato discusso in commissione a Chiavari il DUP, il documento unico di programmazione, con le previsioni di spesa e investimenti per il periodo 2024-2026. Confermati tutti i servizi, invariate le tasse. Sentiamo l'intervista all'assessore al bilancio. Il bilancio di previsione trova il pareggio a 57 milioni e 900 mila con un mantenimento costante di quelle che sono le spese correnti negli anni e con entrate che derivano oltre a quelle tributarie per 2 milioni e mezzo dai parcheggi, per 2 milioni e 6 quasi dal porto turistico, oltre alle sanzioni al codice della strada e a proventi che poi derivano anche dall'imposta di soggiorno, che sta aumentando grazie anche all'afflusso sempre di turisti che arrivano a Chiavari. Per quanto riguarda tributi e tasse? Queste entrate garantiscono comunque il mantenimento delle stesse aliquote senza alcun aumento per i cittadini chiavaresi, quindi riusciamo a coprire tutti quelli che sono i servizi a domanda individuale e soprattutto a mantenere con quelle che sono le risorse comunali gli stessi servizi nel sociale senza in alcun modo aumentare quelli che sono i tributi a carico del cittadino. Investimenti in previsione, appunto, ci sono novità o aspetti confermati? Verranno continuati gli interventi, innanzitutto quelle che sono le manutenzioni, gli edifici scolastici, quindi la conclusione della scuola di San Pier di Canne, è programmato poi l'intervento sulle scuole di ribasso, consolidamento della torre che ogni anno diciamo ha continui interventi, poi la manutenzione straordinaria alle strade, i primi interventi sui piani di eliminazione barriere architettoniche, quindi cosiddetto PEBA. Poi per il 2024 abbiamo circa 4 milioni di investimenti mantenendo tutti quelli che sono, diciamo, quindi le difese del litorale, gli scolmatori, il fosso di Caperana di Ederì e tutti quelli che comunque l'amministrazione si era ripromessa negli anni. Il Comune di Chiavari ha installato 2 nuove telecamere in Vico del Bastione che vanno a potenziare la rete di videosorveglianza cittadina che conta così circa 370 dispositivi, uno strumento utile alle forze di polizia nel caso in cui ci siano indagini da fare. Un intervento per aumentare la sicurezza di un'area particolarmente sensibile anche a seguito di alcuni atti vandalici che si sono verificati nel centro storico, ha spiegato l'assessore delegato Paolo Garibaldi. E il Comune di Chiavari è stato preso ad esempio durante il Consiglio Comunale di Genova questo pomeriggio. Nella sua interrogazione il consigliere Paolo Aimè ha chiesto perché Genova non possa prendere spunto dall'amministrazione chiavarese che nel 2021 e nel 2023 ha firmato 2 ordinanze che consentono ai cittadini di portare via il legname accumulato sulle spiagge dalle mareggiate, permettendo anche di accendere fuochi. In entrambi i casi c'era stata una dichiarazione di stato di emergenza, ha spiegato Aimè, che è stata fatta anche quest'anno per le mareggiate d'inizio di novembre. Allora perché, ha chiesto il consigliere, anche Genova non può di fatto fare questo per risparmiare e aiutare le attività del territorio? Dall'assessore Campora a Genova è arrivata un'apertura sul tema. Sentiamo la sua risposta.
Credo che attraverso questa interrogazione ha dato uno spunto, diciamo, interessante, perché ad oggi esiste il problema, perché quando abbiamo una mareggiata naturalmente abbiamo il legname che viene portato sulle spiagge, così come abbiamo la Poseidonia. Sono fenomeni assolutamente naturali che però possono creare del disagio. La storia ci dice che dei metodi che viene utilizzata per limitare il volume poi di questi materiali è appunto quello a cui faceva riferimento. Allora, noi ad oggi non abbiamo avuto richieste in tal senso, quindi ad oggi anche da parte degli operatori non abbiamo avuto questa richieste, e stiamo provvedendo alla pulizia secondo quelle che sono le azioni ordinarie. Però credo che si possa pensare di fare una valutazione, un approfondimento, riprendendo appunto anche le ordinanze sindacali a cui lei faceva riferimento, e lo verificheremo con la direzione ambiente. Naturalmente credo che possa essere utile anche coinvolgere le associazioni che riuniscono anche le aziende del settore, quindi gli stabilimenti balneari. Quindi mi prendo l'impegno di fare un approfondimento tecnico e la ringrazio per lo spunto e per la proposta. La Giunta Comunale di Genova ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della rampa di collegamento del sottopasso di Viale Brigate Partigiani con gli spazi pubblici del nuovo waterfront di Levante, notizia che troviamo sul nostro sito teleradiopace.com. La pratica è stata proposta dal vice sindaco Pietro Picciocchi. L'opera comporterà una spesa di 194.000 euro, consentirà di eliminare le barriere architettoniche e comprende anche una rampa ausiliare nel Parco Verde Pubblico in corrispondenza dell'area nord del Palasport. È prevista anche l'installazione di un ascensore pubblico. Il reparto di neochirurgia dell'Istituto Pediatrico Gaslini di Genova ha realizzato il primo impianto di elettrodi intracerebrali in un bambino di 9 anni con epilessia focale farmaco-resistente. L'intervento, estremamente complesso, risulta fondamentale con pazienti affetti da questa patologia. L'innovativo impianto ha consentito di registrare l'origine delle crisi e guarire così il bambino. Con questa metodologia si è potuto intervenire immediatamente sul paziente che è già stato dimesso. E la politica amministrativa del nostro comprensorio, alla realizzazione del tunnel Rapallo Fontana Buona arriva anche l'ok di Santa Margherita Ligure. La pratica è inserita all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale che sarà convocato domani sera alle 21. Un'opera, dice il sindaco Paolo Donadoni, che avrà riflessi importanti anche per il nostro territorio. L'abbiamo intervistato. Finalmente arriva quindi l'ok di Santa Margherita Ligure a quest'opera, la realizzazione di quest'opera. Sì, siamo contenti di aver condiviso questo obiettivo che adesso ha il consenso unanime di tutti i territori circostanti. Credo che sia un passaggio importante, anche Santa Margherita è lieta di esprimere il consenso a questo intervento di grandi proporzioni, che ha dietro una grande attesa per creare questo collegamento diretto, insomma, tra l'area costiera e l'entroterra, anche di grande impegno economico, che ha alle spalle una lunga storia e che speriamo possa prossimamente vedere la sua realizzazione. Perché quest'opera comunque può avere un riflesso importante anche per un comune come il vostro? Ma anzitutto credo che alla base ci sia una dovuta solidarietà nei confronti dei comuni dell'entroterra, per i quali avere questa agevolazione all'accesso vorrebbe dire sicuramente superare una interclusione, una difficile raggiungibilità che forse neanche limitato nel tempo le possibilità espansive di sviluppo. Al di là di questo principio di solidarietà ci sta anche il fatto che se si crea, e qui poi dipenderà dalle modalità realizzative effettive e esecutive, ma se si crea un filo diretto di congiunzione tra la costa e l'entroterra, credo che sia un vantaggio bidirezionale, cioè per l'entroterra ma anche per la costa, perché questo potrà agevolare la costruzione per il futuro di sinergie importanti da tanti punti di vista, anche da quello turistico e imprenditoriale. E a Santa Margherita Ligure sono state rinnovate le cariche del direttivo di Ascom, Confcommercio di Santa Margherita Ligure Portofino, presidente eletto e Luciano De Angelis, titolare del ristorante La Cambusa, vicepresidenti Cinzia Ceria e Alessandro Ubner. Il presidente ha annunciato l'intenzione di interfacciarsi con i commercianti per portare all'attenzione delle rispettive amministrazioni le problematiche e i suggerimenti relativi al tessuto commerciale delle due cittadine.
La pagina diocesana adesso, con una buona partecipazione di confraternite della nostra diocesi, si è svolta a Sesto Levante la festa di Santa Caterina d'Alessandria. Oggi è la confraternita a lei intitolata a tenere viva la devozione attraverso la cura della chiesa di San Pietro in Vincoli e l'assistenza concreta a persone senza fissa dimora e alle povertà più nascoste. Vediamo il servizio. Fra biografia, agiografia e tradizione, la vicenda umana di Caterina d'Alessandria ha seminato dietro a sé una storia di devozione popolare che ha portato frutto nei secoli. Per questo, forse, la figura della giovane donna che ha resistito alle richieste di abbandonare la fede cristiana dell'imperatore Massimino Daia e venne condannata a morte è così importante per la Chiesa anche oggi, perché la sua testimonianza ha pervaso la vita di tanti. Una di queste espressioni popolari della fede è incarnata dalla confraternita di Santa Caterina che tiene viva la chiesa di San Pietro in Vincoli nel cuore di Sestri Levante. Ogni anno si celebra la memoria della giovane santa, vergine, martire e in circostanze stabilite la festa assume un carattere di particolare solennità. Viene portato in processione nel cuore del centro storico di Sestri Levante il gruppo scultoreo che rappresenta il martirio di Santa Caterina, attribuito ad Anton Maria Maragliano. 8 tonnellate il peso totale, 24 persone per portarlo nello stile tipico del servizio che contraddistingue la vita delle confraternite. Quest'anno alla festa ha preso parte il vescovo di Chiavari Giampio De Vasini che ha celebrato la messa e ha proposto una riflessione a partire dalla biografia della giovane Caterina, da cui è possibile trarre spunto per approfondire il senso della fede vissuta oggi. Segno questo di un dato oggettivo, la fede testimoniata resta, si moltiplica perché si divide. Ecco, Caterina è stata una donna che ha testimoniato la sua fede in Cristo Gesù fino alla effusione del sangue. La fede in Cristo Gesù non è mai possesso, garanzia, sicurezza, è sempre resa, consegna, abbandono. La fede in Cristo Gesù nasce dall'ascolto della parola di Dio e si nutre di ascolto della parola di Dio. La fede in Cristo Gesù si alimenta attraverso la partecipazione alla vita sacramentale della Chiesa. La fede in Cristo Gesù si consolida, cresce attraverso la testimonianza. In occasione dell'800° anniversario di approvazione della regola di San Francesco d'Assisi, avvenuta il 29 novembre del 1223, i frati minori cappuccini di Chiavari celebrano questa ricorrenza con una santa messa che sarà presieduta dal vescovo diocesano Monsignor Giampio De Vasini. L'appuntamento è per domani pomeriggio alle 17 nella chiesa di Viale Tappani a Chiavari. La cronaca adesso, un uomo è stato denunciato per lesioni stradali gravi mentre era alla guida di un'auto in centro a Sesto Levante e ha fatto un incidente con un 25enne alla guida di una moto che è stato trasportato all'ospedale San Martino di Genova con lesioni guaribili in 30 giorni. L'automobilista, un pensionato residente a Sestri, era risultato positivo all'alcol test con un tasso di 0,7 grammi per litro, il limite per mettersi alla guida di 0,5, è stato per questo denunciato dai carabinieri di Sestri Levante. Altro argomento, si amplia la collaborazione tra le emittenti italiane della rete Corallo, di cui Telepace fa parte. Sta per partire infatti il progetto europeo di informazione e formazione legato ai temi della politica agricola comunitaria, Agri4Edu. Per quanto riguarda il Levante, saranno 4 le scuole coinvolte in questo percorso insieme all'emittente televisiva diocesana. Vediamo. La PAC ritorna nelle scuole. La politica agricola comune è uno dei settori di sviluppo più importanti dell'Unione Europea, dato il legame molto stretto tra agricoltura, produzione di cibo, società, ambiente, economia e cittadini. L'agricoltura anche in Italia rappresenta un settore fondamentale per l'economia ed è una fonte importante di occupazione e sviluppo per molte regioni del paese. Tutti questi temi sono declinati in 10 punti al centro del progetto Agri4Edu, iniziato nel 2016 e cresciuto fino ad oggi grazie al sostegno dell'Europa
e ad una rete di partner che negli anni hanno collaborato alla realizzazione di materiali multimediali per la diffusione dei contenuti della politica agricola comunitaria. Da quest'anno si parte con una novità. Da quest'anno c'è una collaborazione anche con 7 emittenti del gruppo Corallo, tra la Liguria, la Toscana, l'Emilia Romagna, la Puglia, la Basilicata, la Campania, per entrare anche nelle scuole e realizzare dei progetti che portino i temi della sostenibilità ai bambini. Il progetto prevede diverse azioni, un programma televisivo che andrà in onda dalla primavera prossima su TV2000 e sulle emittenti del gruppo Corallo, un programma radiofonico realizzato in collaborazione con le radio del circuito web radio universitarie Raduni e poi appunto delle azioni dedicate ai più piccoli. Nella squadra capitanata da Icaro TV da quest'anno dunque entra anche Teleradio Pace, che si occuperà della realizzazione di alcuni contributi video insieme alle scuole paritarie del Levante, la scuola Maria Luigia e la Santa Marta di Chiavari, l'istituto Gianelli e le Benedettine di Rapallo. Agli alunni delle classi primarie e secondarie di primo grado saranno consegnati dei materiali didattici declinati sui 10 obiettivi della PAC, dei pliante poster, ma anche il fumetto Un viaggio inaspettato e video che raccontano le avventure di Paco nella lingua italiana dei segni. I piccoli studenti potranno utilizzarli per dare forma e colori alla loro creatività. Telepace poi racconterà i frutti che il loro entusiasmo saprà far germogliare e crescere. Il cambiamento climatico, la tutela delle risorse, la tutela del paesaggio sono davvero oggi di interesse di tutta la collettività. I bambini di oggi sempre di più dovranno far fronte a queste tematiche. E restiamo a parlare di agricoltura, perché sono state tante le persone che nel fine settimana a Lavagna hanno affollato la quinta edizione di Sono Tutti Cavoli Nostri, la manifestazione che si è svolta all'interno del porticato Brignardello e in via Dante. Diverse le iniziative per grandi e piccini, oltre ovviamente al tradizionale mercatino dei prodotti di eccellenza a chilometro zero. E sentiamo a proposito le voci dei produttori che hanno partecipato. Abbiamo proprio una serie di qualità. Dal 1997 abbiamo puntato proprio in azienda sulla biodiversità agricola, quindi diciamo che cerchiamo di mantenere nel tempo quella selezione che sono delle sementi locali e quindi lavoriamo molto solo quasi esclusivamente sulle varietà locali. Sono riconosciuti anche grazie a questi signori che vediamo alle nostre spalle, che sono questi che ci hanno tramandato queste coltivazioni. Abbiamo le sorelle Berisso, che erano storiche orticoltrici del litorale, e poi abbiamo i fratelli Gritta, che hanno selezionato l'omonimo broccolo lavagnino, e poi questa famiglia storica di orticoltori della Piana di Cavi, che ha ceduto a noi l'orto nel 1997. In mezzo ai cavoli ci stanno anche le erbe, sì. È vero Lella? Certo, perché il prebugiun è prebugiun di erbe selvatiche, ma è anche prebugiun di cavoli e patate nella Val Graveglia, quindi... Cosa abbiamo portato qua questa mattina? Abbiamo portato i nostri manuali, che oramai sono conosciutissimi, erbe poche perché sono stravolte dal vento, e i cuscini di erbe per dormire e riposare meglio. La vita di un'azienda agricola così, due sorelle, al mattino a che ora vi alzate? Per le 7, non prima devo dire, perché comunque anche le galline le nostre sono pelandrone, prima non fanno le uova, quindi non ci dobbiamo preoccupare di quello, però sì, ci si alza la mattina, si fa il giro delle stalle. Poi dipende tutto dal tempo comunque, lavorare con l'agricoltura bisogna vedere che tempo c'è. Avete le galline poi? Le galline, gli asinelli e per ora solo agricoltura, cioè nel senso abbiamo comunque l'orto, i frutteti, le noci, queste cose qua, perché ora pian piano poi aumenteremo gli animaletti, però essendo che tanta responsabilità è un impegno e quindi pian piano. Come abbiamo fatto entrare il cavolo nello spritz? Niente, abbiamo semplicemente fatto un'infusione a bassa temperatura del cavolo nero all'interno del basanotto, che abbiamo scelto il basanotto perché è un prodotto ligure, almeno per rimanere in regione, ecco. E poi l'abbiamo concluso con prosecco e soda come un classico spritz. E la quinta edizione di Sono Tutti Cavoli Nostri è dedicata alla puntata di questa sera della rubrica Si può dare di più. L'appuntamento è alle 21 su Telepace 1 al canale 12.
E a 2 anni di distanza da una finestra sulla realtà, il Consorzio Tassano Servizi Territoriali propone un nuovo appuntamento di confronto e di condivisione del percorso proseguito da allora fino ad oggi, con lo sguardo rivolto al futuro. Questa volta al centro del dibattito ci sarà l'obiettivo 8 dell'Agenda 2030, che si concentra su lavoro dignitoso e crescita economica. L'incontro avrà come tema Che bel lavoro, persone, ambiente e comunità, TST si racconta, e si terrà venerdì 1 dicembre, a partire dalle 10 nel Teatro di Casa Caritas in via Marana a Chiavari. Si parlerà del piano di sviluppo del consorzio, ma anche di economia e inclusione sociale. L'evento è aperto al pubblico. La pagina dello sport adesso: c'è stato un cambio sulla panchina della Lavagnese. Dopo attenta valutazione, la società ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con Alberto Ruvo. I prossimi allenamenti saranno diretti da mister Vincenzo Ranieri, in attesa di presentare a breve il nuovo allenatore. In un comunicato la società ha ringraziato il mister per il lavoro svolto fino a qui e per l'indimenticato ritorno in Serie D, augurandogli le migliori fortune professionali. E sempre per quanto riguarda il calcio, nel campionato di prima categoria la Cogornese deve affrontare una doppia sfida contro la panchina, mercoledì in Coppa Liguria, sabato in campionato. Momento complicato per la squadra allenata da Franco Montemarano, che deve fare i conti con diversi infortuni. Vediamo il servizio. Il calcio dilettantistico è aggregazione e impegno, oltre che sport e agonismo. Lo sanno i veterani delle categorie minori, che spendono tempo ed energie per questo, ma non solo. Il calcio dilettantistico è anche professionalità e dedizione. È cambiato parecchio in questi ultimi anni, soprattutto dal punto di vista tecnico, perché diciamo che è salita molto... E soprattutto la parte tattica e tecnica, perché ci sono tanti giocatori molto molto forti e allenatori molto molto bravi e molto preparati. Per questo che si è alzato molto il tasso tecnico a livello dilettantistico. Io soprattutto parlo del nostro campionato di prima categoria. Prima categoria, il campionato dove la Cogornese milita ormai da 4 stagioni. Quando sono arrivato io eravamo in seconda categoria, e dopo 2-3 anni siamo riusciti a centrare la promozione in prima, e a oggi siamo sempre in prima categoria. Quindi vuol dire che c'è stato un'evoluzione a livello societario, perché ha voluto crescere, e un'evoluzione all'interno del gruppo, ragazzi che si sono sempre impegnati come stanno facendo tutt'oggi per, diciamo, la maglia, per la società. È un gruppo omogeneo, un gruppo che ha anche tanti ricambi. Peccato che in questo momento sono venuti un po' meno, perché abbiamo un po' di infortuni in corso e stiamo facendo un po' fatica appunto a rimpiazzarli, però aspettiamo che rientrino un po' tutti, che così almeno poi possiamo ritornare un po' quella Cogornese che si è vista un po' all'inizio dell'anno. I prossimi impegni, sia in campionato che in Coppa Liguria, vedranno la Cogornese impegnata contro la panchina mercoledì in Coppa e sabato in campionato. Lo affronteremo cercando di dare il massimo, cercando di comunque di ci teniamo, perché è una competizione comunque che ci siamo guadagnati fino all'arrivo fino a questo punto, quindi è giusto onorarla. E disputeremo la solita partita, cercando comunque sempre di vincere, sempre di proporre il nostro gioco, e poi accetteremo tutto quello che dirà il campo, ecco, senza problemi, come sempre è stato e come sempre deve essere. La vela adesso: Chiavari ha ospitato la prima edizione del Team Race Città di Chiavari, regata a squadre classe Optimist e destinata a giovanissimi e organizzata dalla Lega Navale Italiana. 10 team partecipanti, di cui 8 liguri e 2 lombardi. Il vento di tramontana a tratti rafficato ha messo in difficoltà alcune imbarcazioni, ma ha anche reso possibile disputare i 20 match delle 2 semigironi. Sul podio, al primo posto il circolo velico Vernazzolesi, al secondo posto lo Yacht Club Italiano e al terzo il circolo velico Tivano. Un momento di sport e divertimento per tutti coinvolti in un massiccio team working a sostegno dell'iniziativa. Ed ora uno sguardo agli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 29 novembre, giornata dedicata a istituzioni e associazioni per promuovere la parità di genere. Dalle 9 alle 17 nella sala auditorium del Galata Museo del Mare a Genova si svolgerà l'evento Violenza economica, un'altra forma di violenza di genere, che vedrà l'intervento di varie figure istituzionali e professionali.
Appuntamento con l'associazione Futura che terrà un incontro con Paolo Pombeni, neodirettore della rivista Al Mulino, il dialogo in streaming con il giornalista Roberto Pettinaroli e il direttore della città Luca Borzani sul tema riformismo e democrazia, dalle 10 nella sala opere parrocchiali di Maria Madre della Chiesa Lavagna. L'evento sarà disponibile anche in diretta sul canale YouTube Futura APS Lavagna. Nuovo evento della rassegna musicale La Classica in Comune al Teatro Acropolis di Genova. Dalle 11.30 si terrà il concerto dell'Orchestra di Stato del Kazakistan, diretta da Kanat Omarov. La corretta coltivazione dell'olivo è il titolo dell'incontro promosso dagli olivicoltori sestresi sulle buone pratiche per migliorare la produzione. L'evento si terrà dalle 16.30 nella sala del Consiglio Comunale di Moneglia. Proseguono le iniziative nell'ambito della manifestazione Lavagna Città che Legge, dalle 17 nella Sala Albino della Biblioteca Civica Servandini Bini, lo scrittore Marco Buticchi presenterà L'Oro degli Dei, romanzo su un tesoro del passato con la presentazione di Marco Paganini. Nel Salone Consiglio Municipio 3 Bassa Valbisagno in Piazza Manzoni 1 a Genova si terrà dalle 17.30 l'incontro Essere e fare i genitori oggi con gli specialisti su adolescenza e dipendenze. Nell'ambito delle serate caraschesi si terrà dalle 21 al ristorante Blanche di Carasco l'incontro Una Carasco a prova d'acqua, parliamo delle criticità idrogeologiche, con interventi dell'assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone, il geologo Giovanni Rizzi e il presidente dell'associazione Laboratorio Carasco nel cuore Giustino Minoli. L'agenda di Telepace chiude questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione torna domani mattina con il TG Rassegna Stampa. Continua sul nostro sito teleradiopace.com e il canale Telepace 3. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.